Allora, siamo in diretta su Facebook. Vediamocelo. Ecco, si è sentito pure la vocina. Buongiorno. Buongiorno gruppo. Buongiorno community. Come va? Che state facendo? Ciao Franci. Allora, io mi posiziono qui, così riesco anche a osservare dopo il cellulare e vedere chi di voi è collegato. Così, perfetto. Allora, buongiorno, buon mercoledì. Oggi andiamo, ragazzi, a lavorare su con un altro attrezzo, ok? Ed è un attrezzo molto, 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 molto figo, che viene utilizzato tantissimo dalle donne per lavorare i glutei, le gambe, andare su una fase di tonicità. Ed è un attrezzo che molte persone acquistano perché giustamente o viene utilizzato nei circuiti, nei lavori di gag in palestra, ok? Oppure quando si ottengono degli ottimi risultati di perdita peso e si vuole entrare nella tonificazione per le gambe e per il gluteo, viene comunque preso come punto di riferimento, perché è pratico, economico ed è facile da utilizzare, e sono gli elastici, ok? Allora, io vi faccio vedere qui e mi vado a posizionare da me, così riusciamo a iniziare la nostra sessione. Allora, l'attrezzo di oggi è l'elastico per lavorare e per andare a sollecitare le gambe e in particolar modo il gluteo. Ci sono tantissimi modelli, tantissimi elastici in commercio. Io vi ho fatto vedere questi qua, poi dopo più avanti, quando mi arriverà anche l'altra tipologia, con la fascia più doppia, singola, che è molto, cioè nel senso, la fascia più o meno è larga così, che l'ho messo più vicino, ok, vi farò vedere. Però il concetto qual è? Che esistono gli elastici di diverse dimensioni e di intensità, o diversi colori, perché considerate che il lavoro sull'elastico dopo un po' si acquisisce la forza, e quindi cosa hanno creato? Il concetto di avere un elastico più spesso, più duro, più resistente, per aumentare la resistenza e migliorare la forza. Ok? Ci sono tipologie di aziende che casomai danno il colore all'intensità, partendo dal, diciamo, dal basso, intermedio, avanzato e strong. Come situazione, qua ce l'abbiamo uguale, cambia il colore, ma più che altro si sente proprio nella resistenza, ok? E come si utilizza l'elastico e quando si utilizza l'elastico? Allora, l'attrezzo dell'elastico viene utilizzato quando voi avete acquisito già un tono muscolare e una resistenza buona, e per le persone che sono nella fase di perdere di peso, il consiglio mio è di non utilizzare l'elastico, perché comunque fino a qua non otteniamo un ottimo risultato sia di perdere peso che un ottimo lavoro sulle gambe. Diciamo, inserire un attrezzo che possa creare una resistenza non è il caso, ok? Per invece le persone che hanno ottenuto un ottimo risultato, oppure già si approcciano con una struttura fisica già pronta ad andare a creare un lavoro di tonificazione, modellamento, e anche, diciamo, di definizione della fascia muscolare, e sono anche focalizzate su quello che è il miglioramento del gluteo, dell'interno coscia e dell'esterno coscia, gli elastici sono la prima cosa che dovete acquistare nel momento in cui si ha idea di prendere un attrezzo e davvero dentro casa o anche in palestra, perché quello che vi sto facendo vedere in questi giorni sono degli attrezzi che possono essere utilizzati sia dentro casa che anche all'aperto. Quindi l'elastico io posso
comprarlo e metterlo nella sacca e portarlo casomai all'aperto, fargli un video IRV in piattaforma sul cellulare, poi dopo prendo l'elastico e mi faccio il lavoro complementare. La Fitball uguale, basta caricarla in auto, ok? Carico la Fitball in auto, vado all'aperto, al parco, metto il cellulare su una panchina o a terra, mi alleno, finito l'allenamento, se voglio lavorare con elastico ball, o elastico ball lo metto sul tratto e mi alleno. Considerate che quello che vi andrò a presentare nel tempo sono degli attrezzi che sono efficaci a completare il percorso di entrenamento, ok? Non è un lavoro diretto, singolo, su quello che riguarda l'attrezzo. Farò vedere gli esercizi che servono per andare a completare una sessione di workout. Allora, partiamo subito. Quindi, in questa fase qui, io ho questo che qua la strong, poi c'è questo qua che è intermedio, questo che è più leggero e questo che è leggerissimo. Allora, partiamo con questo. Come si posiziona, come si utilizza l'elastico, partiamo con il primo esercizio. Considerate che questa tipologia di lavoro, ok? Questa tipologia di lavoro ve la faccio vedere subito, ma stiamo arrivando già da una sessione di workout IRP. Ok, quindi ho fatto il video, mi sono allenata, automaticamente ho ottenuto il risultato, ho fatto i miei 20 minuti o 30 minuti o 15 minuti. Voglio fare un lavoro complementare, utilizzo l'elastico, quindi la fascia muscolare già pronta, vi faccio vedere direttamente l'esercizio con cui possiamo subito agire sul corpo. Come si fa? Si posiziona l'elastico, altezza, caviglia, ok? E vedete subito all'attaccatura della caviglia vado a posizionare l'elastico e mi deve permettere comunque il movimento. Poi vado a posizionare, posizione dei piedi, altezza bacino. Sposto il peso del corpo leggermente in avanti, inclinato, e vado ad effettuare delle spinte, ok? Espiro quando distendo la gamba dietro, inspiro quando sono in posizione centrale. Quante ripetizioni devo fare durante questo esercizio? Allora, considerate che molte volte si possono lavorare sulla base di 8 movimenti per gamba, 10, massimo 12, utilizzando poi dopo il concetto di serie. Ok, quindi mi fermo in posizione, faccio 8 movimenti, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e cambio, vado dall'altro lato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono alla seconda serie e inserisco la terza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inserisco l'altra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recupero e vi vado a far vedere quali sono gli errori e gli orrori che possiamo fare durante questo esercizio. Ok? Quindi cosa succede? Perché vi ho detto di posizionare l'altezza bacino e il corpo leggermente in avanti? Perché nel momento in cui andiamo ad estendere la gamba, vado a creare linea testa, schiena e gamba e non vado a sollecitare e spruzzare il fondo schiena. Perché cosa succede? Già sto lavorando in una posizione dove vado a lavorare in appoggio monopodale, quindi con un appoggio del. Quindi già lavoro sull'equilibrio e molti di voi fanno questo esercizio facendo questo, ok? Quindi faranno questo, ok? Quindi già sto lavorando su questa fase qui. In più
devo andare a sollecitare il gluteo per far attivare il gluteo. La cosa più importante è il corpo a 45, quindi la posizione a 45, e vado a distendere la gamba. La contrazione avviene su questa parte qui, non ho diciamo sollecitato, implicato la curva lombo-sacrale, e quindi cosa succede? Che vado a tutelarmi la schiena e vado a creare la contrazione. Ora cosa succede? Che nel nostro concetto nasce il fatto di dire più veloce vado e più stresso la fascia muscolare. No, voi dovete seguire il movimento della gamba in sinergia con l'elastico, ok? Perché questo? Perché già la tensione dell'elastico vi crea una sollecitazione muscolare, sia l'allungamento che il rientro, quindi sia la distensione che la chiusura, allungano la fascia muscolare e quindi vi permette comunque di ottenere un ottimo risultato. Quindi il lavoro è posizione centrale, distensione e controllo il rientro. Prendo l'aria fuori l'area e il rientro. Prendo l'aria fuori l'area e il rientro. Occhio quando lavorerete a non fare questo. Ok? Fermi in posizione, controllo, uno e rientro, due e rientro, ok? Uno, rientro, due, rientro. Perfetto. Primo esercizio, quindi distensione della gamba, indietro, contrazione del muscolo e rientro. Possiamo lavorare 8 ripetizioni, 10, 12 per 3 serie, quindi 3 serie alternando le gambe. Terminato questo blocco, se volete ripeterlo, fate trascorrere un minuto di recupero e ripetete di nuovo lo stesso esercizio. La cosa importante è che l'elastico non sia quello molto molto strong, ok? Iniziate a sollecitarlo con un elastico più leggero, poi dopo pian piano aumenterete l'intensità. Secondo esercizio, come abbiamo lavorato la distensione indietro, lavoriamo la distensione in avanti, ok? Quindi in questa fase porto la gamba tesa e rientro, ok? Quindi uno, rientro, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, cambio, uno, due, appoggio, tre, buona, quattro, su, cinque, via, sei, su, sette, via, otto, buona, recupero. Questo stesso lavoro lo facciamo come prima, quindi come abbiamo fatto 8 a destra, 8 a sinistra per 3 volte, lo facciamo uguale in avanti. Così sollecitazione del gluteo e sollecitazione della parte davanti delle nostre gambe. Fatto questo esercizio, se volete e avete, diciamo, una muscolatura, una fisicità pronta, potete lasciare, diciamo, il lavoro leggero e passare a i due intermedi, oppure se siete veramente molto molto allenati e il gluteo comunque è stato già sollecitato, già allenato in maniera importante, andate su quello alla storia. Io il consiglio che vi do, ok, è quello di vivere gli step, diciamo, anche se l'attrezzo è un attrezzo che sentite poco sul vostro corpo, però all'inizio le prime volte è sempre meglio abituare la fascia muscolare con una sollecitazione inferiore, perché riuscite a capire bene l'esercizio, lo fate bene, non sbagliate insomma la posizione, e poi quando andrete ad inserire l'attrezzo un pochettino più intenso, riuscirete comunque a fare bene l'esercizio e sollecitare bene le fasce muscolari, ok? Quindi da leggero passiamo ancora un pochettino più intenso, solito discorso. L'unica cosa che andremo a posizionare le fasce subito dopo il ginocchio, ok? Quindi posizione del ginocchio, c'è la rotula, salto un pochettino su e vado a posizionare le fasce. Considerate che di sicuro voi dovete lavorerete con i leggings e si va a posizionare bene le fasce. Io cerco il pantaloncino,
automaticamente mi dà leggera opposizione. Però, fatto questo, cosa faccio? Piego leggermente le gambe, sposto il peso del corpo in avanti, contraggo il gluteo e vado a creare questo stesso movimento. La differenza qual è? Che nel primo esercizio avevate proprio la possibilità di distendere bene la gamba lunga e avere l'elastico che mi segue. Qui vi chiedo di andare già in mezzo squat, porto il corpo in avanti e vado a creare la contrazione. Sento il movimento dell'elastico che mi dà una sorta di opposizione, di freno, e poi una volta che ho fatto gli 8 movimenti sul lato, mi fermo e vado ad effettuare gli 8 dall'altro lato. Quando vado a distendere la gamba, contraggo sempre il gluteo, con gluteo contratto, accompagno il movimento di rientro. Quando appoggio il piede, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, rilascio il gluteo. Quando tiro fuori l'aria, contraggo il gluteo. Perché? Potete lavorare singolarmente, quindi singola gamba, 8 movimenti e poi cambio, oppure lavorare 8, sia a destra che a sinistra, nello stesso momento andrete fino a 16. Ok? Stesso lavoro come prima, possiamo lavorare 8 ripetizioni, 10 ripetizioni, 12 ripetizioni per 3 volte. Un minuto di recupero e andiamo a riprendere. Ok? Allora, fatto questo, quindi primo esercizio sull'elastico, elastici alle caviglie, secondo esercizio, elastici a contatto con la coscia, terzo esercizio, l'elastico possiamo ottenere sia in questa posizione che portarlo a mezzo quadricipite, mezza coscia. Perché cosa faremo? Andremo posizione dei piedi, ampiezza bacino, leggermente in mezzo squat, quindi non proprio mezzo, ma una leggera sensazione di quasi esecuzione del mezzo squat, contraggo e attivo l'addome e vado ad effettuare distensione della gamba in diagonale, quindi faccio questo e poi rientro. Allora, non è questo, quindi non è questo movimento, ma è in diagonale, ok? Questo. E cosa succede? Che vedete, il piede mio non va per conto proprio, quindi non c'ha una distensione della gamba e l'arco del piede automaticamente fa che il calore di mare piace. Lo teniamo controllato perché la punta del piede, inclinata leggermente verso il basso, ci permette di aumentare la tensione della parte esterna del gluteo. Quindi è questo. E alterno il movimento. Diagonale destra, diagonale sinistra. Corpo leggermente in avanti, attivo l'addome e spingo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, andiamo a vedere a 16, 15, 12, 13, 14, 15, 16, 30 secondi di recupero e andremo a ripetere la stessa serie, quindi X ripetizioni, sempre. Se sono 8 a destra, 8 a sinistra, se sono 10 a destra, 10 a sinistra. Quello che vi chiedo è che la prima volta che fate questo esercizio alternate il movimento a destra e a sinistra e occhio al movimento del corpo. Ok? Quindi occhio a non far sì che la schiena del corpo sia dritta, schiena dritta, e vado ad effettuare questo. Perché sentirete la parte del fondo schiena. Mi aiuto, quindi se la gamba va in diagonale, il corpo va leggermente in avanti. Ok, quindi faccio questo, 1, 2, 3, 4, corpo in avanti, gambe in diagonale, punta del piede verso il basso, tallone verso l'alto e ci vado a lavorare, ok? Quindi, primo esercizio, elastico alle caviglie, secondo esercizio, porto l'elastico al contatto con le gambe, quindi sopra al ginocchio e vado ad effettuare lo stesso movimento. Terzo esercizio, posizione elastico a mezzo quadricipite, che vado a sollecitare la parte esterna del gluteo, ma sollecito sempre comunque le fasce muscolari del gluteo, ma vado a localizzare un pochettino più verso l'alto il movimento. Quarto esercizio è lo stesso movimento che abbiamo fatto ora ultimo, quindi questo in
diagonale. L'unica cosa che ti chiedo è: quando porti la gamba su, restaci 2 secondi e con la contrazione del gluteo accompagni il movimento. Quindi non è un lavoro dove dobbiamo andare veloci e non c'è il tempo come nel video, perciò è un lavoro complementare all'allenamento che stiamo effettuando, quindi specifico, perché ci vuole tempo, concentrazione e ottimizzazione del risultato, ok? Nessuna velocità. Se devi fare l'esercizio in questa maniera, così, col gluteo dell'elastico e lo posi, non ti servirà a nulla, non ti darà il risultato, perché stai facendo un lavoro giusto per farlo. Prenditi del tempo se realmente vuoi andare a pianificare e modellare il tuo gluteo. Ora, da questa posizione, come andremo a fare l'esercizio? Attivo l'addome, posso mettere le mani nei fianchi per avere, diciamo, un attimino il controllo, oppure se vuoi, vai a posizionare le mani proprio sulla parte che andremo a sollecitare. Sposto il peso del corpo, piede, 1, 2, e rientro. Via, 1, 2, rientro. Vedi che nel momento in cui distendi la gamba e fai la contrazione, senti proprio la parte esterna del gluteo che si va a contrarre. Se non senti, per esempio a me, io prima qui stavo e non sentivo, l'ho portato un pochettino più su, sento che si è andata a contrarre, 2 secondi e rientro. Quindi non andate poi dopo a scrivermi i messaggi privati: Ivan, ho fatto il movimento e non ho sentito il gluteo, perché di sicuro avrei fatto questo. E questo nessuno, anche chi ha un gluteo proprio super tonico, non lo sentirà mai. Quindi questo è rientro, questo è rientro, questo è rientro, questo è rientro. Uguale, 8 ripetizioni a destra e 8 a sinistra. Quando vado in posizione, 2 secondi e poi dopo controllo il rientro. Faccio la stessa cosa dall'altro lato. Considera che tutti e 4 gli esercizi sono un circuito o una sequenza di lavoro che puoi utilizzare terminato un video di MPT. Esso sia pancia piatta, esso sia brucia grassi, esso sia potenziamento, esso sia anche in gambe crude. Occhio però a non fare questa tipologia di lavoro sempre, tutti i giorni, perché il segreto per migliorare le fasce muscolari è creare un allenamento che dia una sollecitazione, una fase di recupero, quindi un giorno in cui quei muscoli non vengono sollecitati, terzo giorno vado a richiamare il lavoro sulla fascia muscolare. Perché questo? Perché ci dai al corpo la fase di creare una sorta di montagna russa del recupero fisico e migliori di sicuro le tue performance. Allora, io ragazzi, quello che vi dovevo dire ve l'ho detto per oggi. Mi raccomando, se nel caso in cui c'è qualcuno che vi fa incazzare tanto, ok, prendete l'elastico e io lo sparate così, perciò ce ne sono 4, perché casomai cosa succede che 2, 3 li tenete vicini a voi. Se c'è qualcuno che, non so, vi capita che mentre vi state allenando su un po' dentro casa, nel parco, così voi prendete e vi tirate l'elastico. Che se va. Allora, l'elastico bisogna farvi allenare, farvi lavorare. Un bacione grande. Ci vediamo sabato per l'allenamento insieme. Per qualsiasi dubbio, scrivete sotto al video. Mi raccomando, quando non ci si sente, quando non sentiamo il corpo lavorare, perché o non abbiamo portato le nostre assi e le nostre fasce muscolari in tensione, o perché stiamo compensando sulla postura. Quindi non c'è nessun problema. Puoi sbagliare l'esercizio? Sì. La cosa importante è che se sbagli l'esercizio mi chiedi informazioni e io posso essere di supporto. Osserva bene il video, così puoi capire. Il bello di queste dirette quali sono? Che se c'è un allenamento come questo complementare che vi va di farlo e avete capito, vi appuntate la sequenza, vedete, stoppate il video mentre sto facendo l'esercizio e automaticamente la spiegazione resterà vostra. Queste stesse spiegazioni che do a voi sono le stesse spiegazioni che do ai miei clienti quando le alleno
one to one, quindi a contatto, quando organizzo dei gruppi, dei piccoli gruppi di lavoro dal vivo. Sono lì a contatto con loro e spiego l'esercizio. Vi sto dando lo stesso servizio a voi, quindi sfruttatelo e fatemi sapere quello che avrete come riscontro. Per il resto, un bacione grande, grazie mille dell'attenzione e ci vediamo al prossimo video, o con gli elastici, o con la ball, o con i pesi.